Ciao a tutti, proseguiamo il nostro percorso nell'animazione e vediamo oggi la vera e propria animazione per disegni successivi, quella che se vogliamo è tipica dei cartoni animati tradizionali e che è quella che ci viene permessa da Grease Pencil, perché tutte le tecniche che abbiamo visto nelle tre precedenti lezioni erano tecniche con keyframe, trasformazioni, modifiers che potevano essere applicate a qualsiasi oggetto in Blender. Mentre invece quella che vediamo oggi è tipica esclusivamente di Grease Pencil. Ci viene in aiuto questa finestra qui con il Dope Sheet, eccolo qui, Dope Sheet, con questa opzione Grease Pencil. Spesso in Blender lo si trova qui sotto Dope Sheet o Action Editor. Se voi andate su Grease Pencil invece potete vedere le opzioni di Grease Pencil, appunto. Come funziona l'animazione fotogramma per fotogramma? Beh, semplicemente si tratta di disegnare qualcosa di diverso su ogni singolo fotogramma. Immaginate all'opera tutte le tecniche che abbiamo visto finora. Io invece in questo momento faccio un disegno semplicemente a matita. Ho creato un disegno. Se in un fotogramma successivo, quindi che ne so, mi metto al fotogramma 10, io disegnassi qualcos'altro, disegno un cespuglio qui, notate che il disegno precedente è diventato leggermente trasparente e anche leggermente verde. Ma qui c'è un nuovo keyframe indicato da questi rombi e tra l'altro è un nuovo keyframe solo sul livello lines. Se andassi nel livello fills e creassi qualcosa anche sul livello fills, magari per l'occasione con un materiale diverso, quindi per esempio questo, vediamo ora che si è creato un keyframe anche sul livello fills. Se poi mi sposto al fotogramma 20, sono di nuovo sul livello fills, posso fare qualcosa e vedrò diventare trasparente e un pochino verde quello che avevo disegnato prima e di nuovo vedo un fotogramma solo sul livello fills, probabilmente sul livello lines, magari potrei voler usare un materiale linea, quindi non il materiale grigio, ma per esempio questo. Notate come adesso sia scomparso del tutto il primo disegno, ma io se mi sposto posso quindi vedere che i tre disegni che ho fatto sono in realtà tre disegni completamente diversi, uno sul primo fotogramma, uno sul secondo e uno su questo. Se mi ci fermo sopra, vedo questa sovrapposizione che mi rappresenta il fotogramma precedente in leggero verdolino e il fotogramma successivo in azzurro. Riapro in 2D Animation senza salvare questo documento e cerchiamo di capire meglio il perché. Invece di una matita, ora prendo InkPen. Disegno un cerchio qui, mi sposto sul fotogramma 10, ne disegno uno qui e l'altro viene in verde, sul fotogramma 20 lo metto qui, sul fotogramma 30 lo vado a mettere qua giù e quindi in pratica adesso in ogni fotogramma sto disegnando qualcosa di diverso. Quello che vedete in verde è il contenuto del fotogramma prima, quello che vedete in blu è il contenuto del fotogramma dopo. Vi aiuta quando disegnate, se per esempio qui non c'è ancora niente, voi vedete già dove sarà il fotogramma successivo. Quando mi sposto sul fotogramma successivo ho un'idea di qual è quello prima. Ed ecco qui quindi che posso utilizzare questa informazione per disegnare cose diverse da un fotogramma all'altro. Ora ho tutti questi disegni in cui all'inizio non c'è niente e se faccio play dell'animazione, vedo la mia animazione per fotogrammi e ovviamente alla fine, siccome non c'è più niente, rimane solo l'ultimo fotogramma. Quindi, come vedete, è un'animazione tradizionale, diciamo, e questo farvi vedere il fotogramma prima e il fotogramma dopo è un aiuto al disegno.
Chiaramente posso disabilitare questa funzione o disabilito del tutto tutti gli overlay qui, quindi gli aiuti visivi, ma altrimenti questo tipo di overlay si chiama Onion Skin e posso anche disattivarlo singolarmente da qui. Nelle opzioni qui di Grease Pencil sotto Onion Skinning, qui posso regolare diverse opzioni, per cui una certa opacità. Quali siano i keyframe che voglio vedere, perché vedrete che possono essercene di diversi tipi, quanti mostrarne prima e dopo, quindi vedete se ne metto due prima, due dopo, mi mostra non solo quello dopo, ma anche quello dopo ancora è sempre leggermente più chiaro. Con Custom Colors potete andare a cambiare il colore del fotogramma prima e del fotogramma dopo. C'è questo fade che indica appunto di andare a sfumare piano piano tutti i fotogrammi. Se voi lo togliete, anche quelli dopo non sfumano via. L'opzione Viewing Render vi permetterebbe di vederli nel rendering. Questo probabilmente non lo volete e infatti non è cliccato, però eventualmente per fare certi effetti potete anche decidere di volerli vedere, insomma. Quindi questo è l'Onion Skinning, è semplicemente un aiuto visivo che potete attivare oppure no. Qui ormai noi abbiamo imparato a utilizzare i fotogrammi, per cui voi sapete che potete anche selezionarli e, per esempio, scalarli e farli andare lungo tutta la lunghezza dell'animazione, ed ecco quindi che questi cambi accadranno più lentamente e l'animazione si allunga. È ovvio che mancano i pezzi in mezzo. Se ho questo fotogramma 1 e questo fotogramma, se mi ci metto in mezzo, con la mia penna posso disegnare qualcosina a metà strada tra i due e avrò migliorato la mia animazione. Se mi metto qui, l'altra posizione della palla sarà forse qua giù e magari ha una via di mezzo tra una e l'altra. Potete capire quindi che diventa piuttosto tedioso disegnare ogni volta tutto quanto in questo modo. Però è quello che si faceva una volta quando si faceva un cartone animato. Se per esempio decido adesso di fare un riempimento e usando quindi il materiale Solid Fill e magari perché no spostandomi sul livello Fills, nel primo caso lo farei qui. Dopodiché mi devo spostare sull'altro fotogramma e andare a fare un'altra ombra qui, qui farne un'altra. Ecco, come vedete adesso ho a disposizione, ho creato il mio cartone animato, ovviamente diventa complicato realizzare tutto quanto in questo modo. Blender mi può venire in aiuto in vari modi. Prima di tutto potrei voler ottenere un disegno a metà strada tra un fotogramma e l'altro. Quindi, magari mettendomi qui, invece di ridisegnare a mano qua, vorrei poter farmi aiutare da Blender a disegnare questa palla che sta in mezzo. Questa cosa si chiama interpolazione. E l'abbiamo vista nella lezione scorsa con i keyframe. È una cosa che va fatta in edit mode, per cui devo premere Ctrl Tab e andare in edit mode. Adesso qui, come vedete, c'è la funzione di interpolazione. Proviamo un attimo a selezionarla, interpolate. Tra l'altro io ho disegnato su due layer, per cui quello che vorrei è interpolare tutti i layer, quindi spunto. Notate qui che abbiamo la possibilità di selezionare un tipo di interpolazione, perché vi ricordate, abbiamo visto la volta scorsa che esistono vari modi per interpolare da un fotogramma all'altro. Se io ora premo interpolate, ecco che muovendo il mouse a destra e a sinistra, posso spostarmi tra la posizione 0, guardate in alto a sinistra che c'è scritto G-Pencil Interpolation 0, cioè il primo fotogramma, e 100% sarebbe il secondo. Quindi io posso scegliere in che punto posizionarmi. Per esempio, potrebbe essere questo punto. Ma ovviamente ho avuto fortuna in questo caso che il mio disegno sia quasi del tutto somigliante. Quando clicco, confermo e ho ottenuto automaticamente un fotogramma in mezzo che un pochino è giusto e un pochino no. Il riempimento vediamo subito che non è corretto.
Ma anche con occhi e bocca ho avuto esclusivamente fortuna, perché se per sbaglio avessi creato il mio disegno con un ordine diverso dei segni, proviamo di nuovo qua e vediamo, faccio un interpolate qui, come vedete il segno della bocca non è esattamente quello che ci si aspetta, è un segno diverso e comunque vediamo che il riempimento non funziona per niente bene. Quindi questa interpolazione è utile solo nel momento in cui i due fotogrammi, prima e dopo, condividono la stessa identica forma, fatta dagli stessi punti nelle stesse posizioni. È facile andare a cancellare i fotogrammi interpolati perché posso anche da qui scegliere Remove Breakdowns e togliere tutti i fotogrammi interpolati nella zona in cui mi trovo. Vedete che sono anche evidenziati in blu. Quindi posso o selezionarli e premere X come ho fatto di solito, oppure quando mi trovo tra due keyframe posso sempre fare Remove Breakdowns e vengono tolti tutti. Questa funzione è utile perché io adesso ne ho interpolato uno solo con Interpolate, ma potrei scegliere anche Sequence. Scegliendo Sequence me li fa tutti. Ha interpolato l'intera sequenza dall'inizio alla fine. Quindi qui c'è una perfetta animazione sfumata con tutti i fotogrammi interpolati, ovviamente con anche gli errori che ci sono. Quindi guardate, se io lo utilizzassi ovunque, la scorciatoia da tastiera di Interpolate Sequence, come vedete, è Ctrl Shift E. Per cui io potrei posizionarmi ovunque e premere Ctrl Shift, quando mi trovo qui, Ctrl Shift E con il mouse sulla scena, Ctrl Shift E, Ctrl Shift E. Ctrl Shift E in ogni posizione intermedia e in questo modo Blender mi disegna tutto quello che c'è in mezzo e quindi io potrei avere un'animazione molto fluida da una forma all'altra, però in questo caso la forma è abbastanza semplice da essere accettabile quasi, ma lo vedete chiaramente che non è in grado di creare un'interpolazione ben fatta perché i segni cambiano tra di loro. La funzione Remove Breakdowns mi permette facilmente di togliere tutti i fotogrammi interpolati senza doverli selezionare uno per uno. Quindi è una funzione molto comoda perché mi permette, volendo, di risparmiare tempo. Come posso dare una mano a Blender nel aiutarmi in modo migliore nell'interpolazione? Posso usare la funzione Edit per riutilizzare le stesse forme. Quindi, se io per esempio seleziono questo fotogramma, 133, che è questo qui in mezzo, io posso da qua giù duplicarlo con maiuscolo D e creare una copia identica del fotogramma un po' a metà strada qui. Ora questa è una copia identica, ma in Edit Mode sappiamo che posso selezionare tutti questi segni e spostarli in un'altra posizione, qui. E ovviamente posso anche scalarli o modificare un singolo elemento. Meglio ancora è utilizzare la modalità Sculpt che abbiamo ben conosciuto e che ci permette di creare facilmente delle modifiche in modo più naturale con una pennellata mi permette quindi di avvicinare di più una forma all'altra. Poi, una volta che ho fatto, posso comunque in Draw Mode andare a fare quelle parti, ecco qui, che non sono semplicemente modificabili. Adesso la cosa interessante è che questo fotogramma 116 è fatto esattamente dalle stesse linee del fotogramma 133 e così se io prendo di nuovo il fotogramma 133, lo duplico e lo posiziono qui e vado a ottenere questo fotogramma di mezzo di nuovo in modalità Edit, seleziono tutti i segni, li sposto in una nuova posizione. Poi vado nella modalità Sculpt e magari regolo un pochettino quello che voglio per renderlo più simile al fotogramma successivo.
tornando in edit mode, so che il fotogramma 116 e il fotogramma 150 sono in realtà una copia modificata del fotogramma 133. E quindi, se chiedo a Blender un'interpolazione singola, la cui scorciatoia è Ctrl-Alt-E, quindi mi posiziono qua, Ctrl-Alt-E, e posso andare a scegliere qual è quella che voglio tra le due, per esempio questa, però il lavoro di interpolazione funziona molto meglio perché i due fotogrammi sono costituiti esattamente dagli stessi segni. Se io adesso qua Ctrl-Alt-E cerco un fotogramma di mezzo, posso anche ragionare all'incontrario. Quindi prima creo il fotogramma in questo modo, con l'interpolazione, e poi vado in Sculpt Mode e lo aggiusto. Adesso blocco un attimo Lines in maniera da poter aggiustare il fill che era sbagliato. Sono in Sculpt Mode, vado in Draw Mode e con la gomma cancello del tutto il riempimento. Sono tranquillo che non sto cancellando il disegno perché l'ho bloccato. E con Solid Fill lo rifaccio. Ecco qui. Questo fotogramma che era interpolato è diventato poi personalizzato da me. Quindi posso comportarmi nei due modi. O prima copio il fotogramma, adesso risblocco Lines. Posso o prima creare il fotogramma e poi l'interpolazione, oppure posso anche creare un'interpolazione e poi modificarla. Questo fotogramma rimane, come vedete, in azzurrino e quindi rimane del tipo interpolato. In questo caso, che l'ho modificato, potrei volerlo confermare, diciamo, come fosse un keyframe normale e disegnato. In tal caso è sufficiente, con il tasto destro, scegliere Keyframe Type e andare a selezionare keyframe. In questo modo ho detto a Blender che questo non è più un keyframe interpolato, ma è diventato un keyframe normale. Di conseguenza, se andassi sempre in Edit Mode sotto Remove Breakdowns, come vedete non ce n'è, per lui non ce n'è di breakdowns qui in mezzo, perché questo ormai non è più un fotogramma interpolato, ma l'ho istruito e gli ho detto che è un fotogramma disegnato a mano. Ecco quindi che potete capire un po' alla volta come funziona un'animazione fatta a mano, fotogramma per fotogramma. Questo esempio della palla non è esattamente il migliore degli esempi, perché abbiamo visto che per far rimbalzare una palla probabilmente ci conviene utilizzare l'altro metodo di animazione. Però sicuramente questo metodo disegnato mi permette di fare quello che ho fatto con questo volto, quindi un cambio di espressione, ma anche questa deformazione tipica dell'animazione. In un'animazione normalmente si esagerano sempre le cose. Per esempio, appunto, la mia palla tocca terra è abbastanza normale in animazione e posso usare lo Sculpt Mode per farlo. È abbastanza normale esagerare le cose andando a schiacciare la palla nel momento in cui è in basso, e appunto, come abbiamo fatto nel fotogramma appena prima e nel fotogramma appena dopo, invece allungarla. In questo modo la sensazione di animazione è migliore. Quindi qua posso andare un pochino ad allungarla. E allo stesso modo qui queste cose qui ovviamente vi consiglio di andare un po' ad approfondirle, sono tipici trucchi dell'animazione che servono a rendere le cose un po' più carine, ecco. Ora qua in mezzo mi manca sicuramente un fotogramma, abbiamo imparato quindi che possiamo selezionare un fotogramma esistente, duplicarlo, posizionarsi da un'altra parte e andare a ottenere il fotogramma in mezzo mediante, in questo caso lo sto facendo tutto con lo Sculpt Mode, forse era meglio semplicemente con Edit Mode, comunque insomma in qualche modo ho ottenuto questo fotogramma a metà strada. Questo è il modo di procedere a un'animazione di tipo tradizionale, quindi disegnata
a mano di volta in volta, e una volta che avete fatto i keyframe principali, potete sempre con Ctrl Shift E in Edit Mode per andare a creare tutti i fotogrammi in mezzo che vi servono, a patto ovviamente che si somiglino i singoli keyframe. Altrimenti Ctrl Alt E selezionate la posizione migliore di interpolazione, e in questo modo, tra l'altro, l'aspetto rimane sempre un po' più da animazione tradizionale. Quando vi accorgete che l'interpolazione ha sbagliato tanto, niente vi impedisce di andare in Sculpt Mode o anche in Edit Mode e mettere a posto le cose che sono fuori posto, o addirittura ridisegnare quello che pensate sia il caso di ridisegnare. Quindi in questo caso vado in Draw Mode, perché questo occhietto decisamente è da aggiustare in questo modo. Ecco. Piano piano, con la pazienza, ovviamente un'animazione di questo tipo richiede per forza pazienza, però è possibile animare qualsiasi cosa, perché disegnate quello che volete in ogni singolo fotogramma. Ovviamente questo non vi impedisce di applicare tutte le altre cose a questo oggetto Grease Pencil. Se io vado in Object Mode, ricordatevi che questo oggetto Grease Pencil, adesso davvero l'Onion Skinning non mi serve più, e lo disabilito del tutto. Questo è un oggetto Grease Pencil sulla vostra scena di Blender. Quindi voi potete continuare ad applicare tutte le altre cose che abbiamo visto. Perciò, nonostante questa sia un'animazione disegnata fotogramma per fotogramma, può coesistere con tutte le altre animazioni che abbiamo visto. Per esempio, il fatto che al fotogramma 1 abbia una certa posizione Y, i location, e magari nell'ultimo fotogramma abbia una posizione diversa. Adesso mi fermo al fotogramma 200 invece che 250, è sufficiente inserire qui 200 e la mia animazione si ferma qui. Al fotogramma 200 adesso lo sposto più avanti, premo I location, torno qua nella telecamera, unisco all'animazione fatta a mano l'animazione tramite keyframe che abbiamo visto prima, e quindi vedo l'oggetto che viene verso di me. Adesso non si nota più di tanto qui nella telecamera perché il movimento è piccolino, però posso andare ad aumentarlo semplicemente qua al fotogramma 200. Se vado a vedere, ecco qua, Y è a meno 4, posso anche portarlo qui davanti. E appunto potrei anche aver inserito, che ne so, una rotazione sull'asse Z, quindi qua mi va bene che abbia questa rotazione, e all'inizio potrebbe averne un'altra. Ed ecco quindi che convivono tutte e due le cose, l'animazione come l'abbiamo fatta a mano insieme all'altra animazione. Quindi sappiate che avendo tutte queste cose a disposizione si può ottenere davvero di tutto. Dei oggetti Grease Pencil ne possiamo creare quanti vogliamo, quindi se ne creo per esempio uno nuovo, blank, mi metto qui, ovviamente state attenti su che fotogramma vi trovate, creo un nuovo materiale, e magari lo chiamo nuvola, seleziono uno stroke di un blu, un fill di un colore simile, ma più chiaro, in modalità draw, Ctrl Tab Draw, posso disegnare qui una nuvola, facciamone due, la schiarisco ancora un po', ecco. E adesso, come vedete, questo nuovo Grease Pencil è lì, è animabile tranquillamente andando in Object Mode, lo seleziono, lo metto lì, adesso è davanti alla palla. Andiamo a vedere effettivamente se lo è. Sì, lo tiro indietro, lo metto laggiù, 0 di nuovo, premo I, e salvo tutto, Location, Rotation e Scale. Vado all'ultimo fotogramma, lo porto G qua su, I, Location, Rotation e Scale, e adesso ho la palla che fa il suo lavoro. Siccome si sovrappone, potrei andare a portarla più in qua e premere di nuovo I, Location, così non va a sovrapporsi. Come vedete, la nuvola si sposta per conto suo, la palla fa la sua animazione e nel frattempo ruota e si sposta. Se torno sulla nuvola,
Posso anche decidere che al primo fotogramma la nuvola ha questa forma, dopodiché duplico il fotogramma e al fotogramma 100, in modalità Sculpt Mode, posso decidere di cambiare la forma della nuvola. Ricordatevi che avete tutti gli strumenti a disposizione per fare quello che volete. Io adesso ho usato Sculpt, posso anche usare Edit e andare per esempio a sovrapporli. Adesso la nuvola da 0 a 100 cambia e ovviamente potrei voler interpolare, quindi sono in Edit Mode, Ctrl Shift E e ho una transizione morbida della nuvola da qui a così e poi prendo il fotogramma 100, duplico di nuovo il fotogramma della nuvola, vado qui in fondo e gli do un'altra forma ancora, quindi questo magari lo sposto qui indietro e di nuovo Sculpt, posso cambiarla ancora, perché no, Twist, tutti questi strumenti in Sculpt Mode possono venirmi in aiuto, per esempio Thickness, rendere più sottile il segno un pochino e anche strength. Sto premendo Ctrl per abbassare la forza, poi qua magari la alzo. Mi sono spostato sul fotogramma 199 per sbaglio e quindi il fotogramma 200 è ancora uguale al 100. Io adesso seleziono il fotogramma 200, premo X e lo cancello. Questo lo sposto leggermente, lo porto sul 200. Ora mi assicuro di essere in Edit Mode, Ctrl Shift E e avrò una transizione della mia nuvola da una forma all'altra. Quindi la palla fa il suo lavoro, nel frattempo anche la nuvola fa il suo e come vedete posso mischiare tutti i tipi di animazione, comprese le cose che abbiamo visto. Posso dire che il materiale solido qui ha un fotogramma in questo modo e poi magari invece per quando siamo arrivati alla fine vado a modificare l'alfa e lo metto leggero leggero, premo di nuovo I e che succede? Che la mia nuvola rimane solida, ma piano piano da qui in poi comincia a rendersi più trasparente fino alla fine. Ora abbiamo visto semplicemente questa palla che si sposta. Ma provate solo ad immaginare quante cose potete realizzare. Sapete fare le animazioni con i keyframe, sapete animare tutti i parametri possibili, potendo anche andare a modificare il disegno vero e proprio in un singolo fotogramma. E appunto ricordate che il modo più facile per farlo è duplicare il fotogramma e fare le modifiche tramite Sculpt e tramite Edit. Semplicemente perché così poi potete interpolare facilmente, le possibilità che sono a disposizione sono davvero tantissime. In più, in uno spazio 3D diventa tutto molto molto facile e anche il riciclo di certe cose. Questa nuvola, adesso vado in Object Mode, questa nuvola, vi cambio nome, la chiamo nuvola. Mentre invece questo stroke gli cambio nome in palla, con i modifier che abbiamo visto potrei aggiungere un modifier array che la sposta in varie posizioni e ora ne ho due. Posso aggiungere un ulteriore array e crearne non due questa volta, ma anche di più e le porto come offset, le porto molto indietro. Gioco un po' con i parametri. Posso anche dargli dei random, delle casualità sulle dimensioni, sulla rotazione, non tanto sull'asse Y ma sull'asse Z, un random di 30 gradi, sugli offset. Con seed do dei valori diversi a random e posso andare a cercare quello che mi piace di più. E avete a disposizione tutte le cose che volete, che abbiamo visto, per creare facilmente diverse scene.
In più ci sono gli effetti, per cui per esempio qua un effetto blur su questo singolo nuvola, devo spostarmi sempre, ricordatevi, in questa visualizzazione per vederli, nascondo un attimo tutti gli overlay, 200, ecco, 50, ecco che le nuvole sono sfumate adesso. Queste qui potrebbero essere nuvole sullo sfondo e ovviamente posso creare un duplicato di tutte queste nuvole, togliergli il blur, andare nei modifiers, togliere il secondo array, magari spostarle leggermente da un'altra parte, anche il primo lo butto via, ho la mia nuvola principale, la ingrandisco, la sposto qui e siccome l'ho ingrandita devo ricordarmi di cancellare i keyframe di scala ed ecco quindi che ho una nuvola davanti e le altre nuvolette dietro sono ottenute tramite delle semplici coppie. Questi sono i modifiers che abbiamo già visto, il modifier array o l'effetto punto blur, ma ci sono dei modifier che sono utili in animazione anche eventualmente per scostare un'animazione dall'altra. Ecco quindi la possibilità che si apre di fare delle vere e proprie animazioni miste, un po' keyframe, un po' materiali, un po' modifiers e un po' anche caro vecchio disegno a mano da un fotogramma all'altro. Questa è una delle funzioni più importanti di Graze Pencil, poter disegnare i singoli fotogrammi e anche il fatto di poterli interpolare uno con l'altro. Vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo alla prossima.